E non mi aspettavo di vederla qui oggi. Non ho avuto il tempo di avvisare. Mi fa entrare? Giampaolo mi parlava spesso di lei. Quanto vivevate insieme? 2 anni. Beh, stavamo insieme da molti anni. Lui era la mia famiglia. La sua passione. Diceva sempre che l'aveva presa da lei. Io sono la sua famiglia. Che ci è venuto a fare qui? Diciamo le cose come stanno. Io so tutto. So come la pensa lei. E so anche che Giampaolo ha tentato per anni di venirle incontro. Le scriveva una lettera al mese, ma lei non si è mai degnato di rispondergli. L'ha odiato da vivo e continua a odiarlo anche ora che non c'è più. Vendere Voglio vendere. cosa? La casa era di mio figlio, pagata con i soldi di mia moglie. Tu non hai nessun diritto a restare qui. Sta scherzando. Hai 10 giorni. Senta, signor Petroni, ha già contattato l'avvocato Mazza? Quale avvocato? Per cosa? Lo chiamiamo assieme. Faccio risparmiare un po' di tempo, visto che ha tanta fretta. Chi l'ha ammazzato? Tu hai qualche idea? Hai pensato che c'entrassi qualcosa io? No, neanche per un istante. Come mai tutta questa voglia di vedermi, Matteo? Adesso che non c'è più, vuoi ricominciare? Lo sai che non posso. Allora, che vuoi da me? Come pensi che stia io? Hai idea di quello che sto passando? No, no, aspetta. Volevo solo dirti che Dillo. aiutami a starne fuori. Nessuno sa di noi due. Il tuo piccolo segreto con me è salvo.